sarebbe sentiti già a casa. Quest'oggi sono ad Amalfi, antica e gloriosa Repubblica Marinara, per seguire a 360 gradi la 19ª edizione del Capodanno Bizantino, un grande evento di rilievo e di richiamo internazionale. Facciamo insieme un tuffo nel passato per riscoprire le affascinanti atmosfere medievali.
città di Amalfi è teatro di un grande evento storico, turistico, culturale, un grande incontro con il Giappone, con Tokyo, ma soprattutto il tema principale è il patrimonio culturale. Sì, abbiamo scelto il paesaggio culturale come tema dell'edizione 2019 del Capodanno Bizantino, un evento giunto alla sua 19ª edizione che celebra l'inizio dell'anno fiscale ed economico dei territori che erano sottoposti all'impero di Bisanzio, un'occasione per riflettere sulla grandeur medievale di Amalfi Teatrani e anche un'occasione di confronto e di rilancio dei profondi rapporti tra Amalfi e il Giappone. Questa occasione è sancita dall'attribuzione del premio di Magister di Civiltà Amalfitana al professor Hidenobu Jinnei, un profondo conoscitore della città di Amalfi, una persona che ha studiato approfonditamente il tessuto urbano e la storia e l'architettura della nostra città per essere entrato in tutte le case degli amalfitani ed è una persona che ha stretto legami intensi con i nostri concittadini, tanto da essere premiato da un bagno di affetto ieri nel corso dell'intervista in piazza Duchi Piccolomini ad Amalfi. E quindi l'occasione di Amalfi per rilanciare temi importanti, quali le relazioni internazionali, il paesaggio che è anche l'oggetto del riconoscimento dal nostro territorio del patrimonio UNESCO, e un'occasione anche per fare festa in maniera piacevole con intrattenimenti e il corteo storico dell'antica Repubblica Marinara che solo in questa occasione sfila nelle strade di Atrani e di Amalfi. Questo è un momento assolutamente suggestivo perché ci sono oltre 100 figuranti. In realtà sono molti di più in occasione del Capodanno Bizantino. Il corteo storico di Amalfi celebra un matrimonio di potere tra Sergio III e Maria Principessa di Capua e Benevento, un matrimonio tra due casati, alla presenza della figura più importante, il Duca Manzone I, il Duca più importante della città di Amalfi, e del figlio Giovanni I, il Duca Correggente. Sfilano in corteo le figure principali, rappresentative di quella che poteva essere l'antico Ducato Marinaro di Amalfi, la magistratura, i giudici, i cavalieri, ma anche coloro che materialmente poi portavano avanti la grandezza commerciale e mercantile di Amalfi, quali erano i rematori, i marinai e tutti coloro che componevano la potente flotta di Amalfi nel Medioevo. Ed invito a salire qui sull'atrio del Biretto Sua Eccellenza l'Arcivescovo Orazio Soricelli e il Magister di Civiltà Amalfitana 2019, il professor Hidenobu Jinnei. Piazza Umberto I ad Atrani, dove in questo momento sta per avvenire la cerimonia di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana. Un grande momento, ma soprattutto grandissime emozioni. Sì, mi sono commosso molto avendo così tanto pubblico davanti alla scalinata di San Salvatore Lipto, importante chiesa, no? Per la storia di Amalfi, rapporto tra Amalfi e Atrani. Io ho fatto ricerca anche su questa piazza, quindi ho capito molto bene come funziona piazza centrale di città marittima di questa costiera amalfitana. Ma comunque sono tornato in questa occasione di partecipare a questa grandissima cerimonia come magister del Capodanno Bizantino. È una cosa eccezionale e poi emozionale. Non aspettavo questa bellissima occasione nella mia vita, quindi e veramente volevo ringraziare a tutti e coloro che hanno scelto mio come questo posto, titolo. Ecco, ma continuerà il suo progetto? Sì, certamente. Ho tanti colleghi, amici qui in questa costiera amalfitana, quindi abbiamo tantissimi progetti anche per il futuro vicino. E poi possono partecipare anche abitanti, cittadini di
a Turani, Amalfi, tutta la costiera amalfitana. Quindi possiamo creare un nuovo modo di fare ricerche, attività culturale per promozione, per recuperare importanza, bellezza del tutto il territorio di costiera amalfitana, no? Quindi c'è grande sogno e possibilità. Quindi una grande unione. Sì, certamente. E anche esperienza giapponese può essere utile. Poi naturalmente noi stiamo imparando tantissime cose dalle esperienze vostre, specialmente costiera amalfitana è affascinante e poi c'è sempre qualche cosa nuova, creativa, quindi ci dà, sì, ci dà sempre stimolo, no? Culturale, quindi veramente facciamo scambio culturale. È un grande onore per me rivolgere a nome mio personale di tutta l'amministrazione comunale un caloroso saluto agli ospiti che sono qui convenuti per questa 19ª edizione del Capodanno Filtrativo. Un momento assolutamente unico e suggestivo per la città di Atrani. Sì, anche quest'anno abbiamo vissuto questo momento, credo che tutto sia andato bene, siamo contentissimi per la nomina a Magister del professor Ginnei, che anche qui ad Atrani ha visitato parecchie case ed è riuscito a cogliere anche le trasformazioni urbanistiche del nostro piccolo paese. E soprattutto un momento importante perché c'è un grande incontro anche con il Giappone. Sì, questo incontro culturale fra il Giappone e la costiera amalfitana è qualcosa che promette bene. Il professor Ginnei e l'ambasciatore giapponese ci hanno invitato in Giappone per le prossime Olimpiadi, è un momento di incontro fra i popoli e in questo periodo è importante che i popoli si incontrino sicuramente. Sentiti già a casa.